La città di Ravenna, dichiarata patrimonio dell'umanità, è una meta di grande pregio grazie ai suoi mosaici, agli edifici storici e alle riserve integrali che offrono paesaggi naturali unici e suggestivi. Dal 2011 il Terminal Crociere di Ravenna accoglie ogni anno numerosi croceristi, quasi 50.000 nel 2017, con l'ambizione che possano diventare circa 200.000 nel lungo periodo. Il piano dei trasporti a basse emissioni, sviluppato nell'ambito del progetto Locations, nasce per far fronte alle problematiche derivanti dalla mobilità dei croceristi che in visita all'area ravennate si spostano sul territorio dal porto alle zone di interesse. L'obiettivo è garantire a tutti la possibilità di muoversi in modo facile e sostenibile, abbattendo le barriere architettoniche, diminuendo le emissioni inquinanti e, in un'ottica più generale, migliorando la qualità di vita dei cittadini. Trasporti via mare a basso impatto ambientale invece sfrutteranno il canale Candiano, di interesse paesaggistico, collegando la costa direttamente con la Darsena nel centro città. Il piano recepisce il progetto, ancora in fase di definizione, del nuovo avamporto, che include interventi quali la realizzazione di aree di sosta per autobus e autoveicoli, di servizi marittimi e per la sicurezza, di aree verdi attrezzate collegate alla spiaggia e l'ampliamento dell'area campeggio. Il servizio informazioni, già attivo con i suoi operatori, è un punto di partenza per avere una panoramica sulle attrazioni locali. In più, i croceristi potranno consultare i totem informativi dedicati ai principali siti turistici e alla rete di percorsi ciclabili, che saranno posizionati sia nel piazzale del Terminal Crociere sia a Porto Corsini. Anche in città, in corrispondenza della piattaforma dedicata ai croceristi, sarà installato un totem con le indicazioni su come spostarsi a piedi per raggiungere i principali poli museali e artistici di Ravenna. Per favorire l'uso della bici è stato sviluppato un piano della segnaletica che guiderà le persone che scendono dalla nave dal Terminal Crociere lungo i principali snodi e percorsi scelti nell'area del litorale. Le biciclette potranno essere dotate di rilevatori GPS che aiuteranno i visitatori nella scelta dei percorsi, fornendo indicazioni su distanze, tempi di percorrenza e stazioni di ricarica. La visita dei molti luoghi di interesse naturalistico e culturale sarà facilmente fruibile grazie alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e pedonali e con la nuova segnaletica al miglioramento di quelli esistenti. Un piano particolareggiato sarà poi dedicato a Porto Corsini, con la previsione di numerosi interventi finalizzati a migliorarne la vivibilità. Tra questi, una riqualificazione basata sull'istituzione nel centro abitato di un'unica zona 30 che favorirà l'uso della bicicletta, potenziando le connessioni tra percorsi pedonali e ciclabili e restituendo al paese luoghi sicuri e accessibili a tutti. Un piano pensato per rendere la mobilità di croceristi e cittadini più sostenibile, valorizzando le bellezze paesaggistiche locali, sviluppando la fruibilità dei punti di interesse del territorio con soluzioni low carbon che porteranno grandi vantaggi per l'economia, le persone e l'ambiente.